Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei 2 su Server 2 con Horizon Zero Dawn. Allora, siccome negli scorsi episodi abbiamo fatto cacatine, veramente cacatine, ed erano combattimenti molto semplici, quest'oggi ho deciso di fare una cosa un po' diversa. Ho deciso di sfidare una delle bestie più imponenti di tutto l'universo di Horizon Zero Dawn, e cioè il divoratuono. Questo chi? È una creatura fantastica, la prima volta che l'ho vista, e l'ho vista proprio in questo punto della mappa, ci sono rimasto sotto ed ero terrorizzato, cioè all'idea che potesse vedermi e rivoltarmisi contro. In effetti non avevo tutti i torti, perché quando ho incontrato per la prima volta un divoratuono ero molto inesperto. Io ho scoperto la mappa in pochissime ore e allora mi sono trovato di fronte a bestie del genere quando non ero minimamente pronto ad affrontarle. Ora, non è che sono diventato bravissimo, anzi, ho ancora i miei bei problemi a sopravvivere in alcune circostanze, soprattutto quando le macchine sono troppe, e quindi devo stare comunque molto attento. Allora, perché sono venuto da questa parte? Perché questi stronzi in cielo mi preoccupano molto. Perché io vorrei la libertà di muovermi senza dover pensare a macchine accessorie durante lo scontro. Quindi io voglio stare da solo contro il divoratuono. Perché se mi si mette in mezzo anche uno scarrafone, io posso perdere tranquillamente. Devo essere concentrato su una sola macchina. Sarebbe meglio ammazzare pure questi. Però magari mi limito. Ecco, vedi? Mi stavano già vedendo sti stronzi. Mi limito a concentrare il combattimento dall'altro lato, perché mi sembra che l'altro lato di questo slargo sia completamente libero. Non ci siano macchine. C'è soltanto lui. Ok. Tanto per cominciare, vediamo qual è il suo percorso abituale. Non ci viene da questa parte, rimane lì a fare la sua ronda. Utilissimo sapere questo. Ora, io un combattimento con un divoratuono lo vedo più o meno diviso in due parti. Indebolisci e uccidi. Indebolisci significa togliere di dosso a questo bestione tutte le componenti che possono essere in qualche modo pericolose. Ora gli scaglio la prima freccia dirompente proprio lì sul radar. Bene, ora. Adesso. E ce ne andiamo da qui. Avevo pianificato molto bene questa azione e sapevo di dovermela dare a gambe dopo il primo colpo. Hop. Io devo lasciar perdere le mie tracce perché devo avere un tiro pulito. Nei prossimi istanti dovrò dedicarmi unicamente a smontare componenti. Cristina d'Avena. Ok. Forse mi converrebbe incoccare una, due, tre frecce. In questo modo basta un colpo dato bene per sortire un effetto devastante. Esatto, così! Via il radar e via anche quell'altro pezzo che non so che cazzo sia. Uno, due e tre. Tre frecce. Questa è una delle caratteristiche più belle dello shooting di Horizon Zero Dawn, secondo me. La caratteristica è di incoccare più frecce e di puntare tutto su un unico colpo fatto bene piuttosto che spammare. 1, 2, 3. Bene! Credo di aver rimosso. Cristina! Credo di aver rimosso i mitragliatori sulle guance del divoratuono. E quelli sono molto pericolosi. Mai quanto quest'altra merda, sicuramente. Ok, facciamo il giro lungo. Anche se qui mi sa che sono in zona. No, non ancora. Pensavo di essere nella zona degli smerigli. Invece no. 1, 2, 3.
Ok. Sì, così. Ok. Dannazione, le ho finite. Ho finito le munizioni, ma posso ricrearle. Ovviamente prima di venire qui mi sono molto molto preparato, proprio perché sapevo che avrei sprecato tantissime munizioni tentando di indebolirlo. E come vedete, i suoi HP sono ancora tutti là, perché devo ancora passare alla seconda fase, cioè uccidi. Adesso sto cercando di renderlo, non dico innocuo, ma meno pericoloso. In realtà non è ancora totalmente innocuo, eh. C'è ancora quella coda de merda. Però adesso non ce l'hai più. Sì, sì, come no? Tua sorella. Se faccio perdere continuamente la mia posizione, lui non riesce a capire dove sto e quindi non mi può attaccare, nemmeno dalla distanza. Ok, direi che adesso lo abbiamo indebolito abbastanza. Possiamo passare alla seconda fase. 1, 2, 3 frecce. Tengo incoccate 3 frecce, così quando ho la possibilità di attaccarlo in quello che è il punto debole, lo faccio in maniera più efficace. Io lo so che pioveranno commenti qua sotto del tipo Sinergo, io lo batto in meno della metà di un quarto del tuo tempo. Però questo è il modo in cui gioco io, mi piace giocare in questo modo. E trovo interessante fare tutti questi passaggi durante uno scontro. Pam! Avete visto gli HP di quanto sono scesi? 3 frecce incoccate contemporaneamente e lanciate in un punto vitale fanno un male porco. Certo, non puoi one-shottarla una bestia così, perché è gigantesca e perché è la punta di diamante dell'evoluzione tecnologica che c'è in Horizon. Però, insomma, con 2 tiri l'ho quasi seccato. Troia, se è segugio. Merda, merda, merda. Hop. Quanto è Monster Hunter sto combattimento. Bam! Purtroppo una freccia non ha colpito dove avrebbe dovuto. Non so se avete visto, eh. Una freccia non l'ho preso nel cuore. Intanto si sta facendo giorno. Scontro bello lungo. Ah, ok, se la sta prendendo con dei Karja. Da questa parte l'ho già colpito troppo duramente, credo. Ah no, devo rimuovergliela quella placca. Ah sì, adesso sì. Adesso posso colpirlo anche dall'altro. Oh la 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 la. Stai calmo. Se non stessero cercando me sarebbe affascinante. Ci provo. No. No, 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 no. Devo sparare in maniera più ordinata. Sti cazzo di Karja mi hanno rovinato tutta l'atmosfera dello scontro. Volevo essere io contro di lui. Si sono intromessi in una questione che non li riguardava. Comunque non ancora riesce a colpirmi. Questa è una cosa molto buona. Anche perché quando questo ti colpisce, tipo ti devi curare per metà
per metà barra degli HP, come minimo. Mamma mia. Devo dire che sto avendo anche un discreto culo, eh. Cioè, mi sto comportando in maniera estremamente paracula, perché sto attento, sono prudente, però sto avendo anche culo. No. Dai, dai, fammi vedere il fianco. Sei così bello. E su questo non mento, è bellissimo. Uno, due, tre. Ok. Di qua si riesce a passare molto meglio, ad aggirarlo molto meglio. Stronzo io che non ci ho pensato prima a entrare là sotto. Porco Giuda, era perfetto quel tiro. Ho avuto fretta, me la sono giocata male come un pirla qual sono. No! Come ho fatto a morire? Io vi odio, cargia di merda! Io vi odio! Ma no, ma bastardi senza Dio che non siete altro! No, mi hanno tolto tutto! Sì, sono pieno di componenti costosissimi e rari da trovare, ma mi avete rovinato la festa da morire! E voi dovete morire! Peccato che non muoiano!